vamos nessa, gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o gente fra le piazze, ma soprattutto la vostra gente, la gente che ci seguirà anche da casa. Questa mattina ci troviamo in provincia di Cosenza e esattamente siamo a Cariati. Alle mie spalle già potete notare il meraviglioso scenario che presenta questa città, questo paese, Cariati, dove questa mattina vi faremo incontrare un campione mondiale, non so ancora di che categoria, ma fra pochissimo lo scopriremo insieme. Parleremo del centro storico, parleremo di quella che è questa realtà chiamata Cariati. Rimanete con noi, ci vediamo subito dopo. Gelateria Fortino, come si può non fermarci in questa rinomata gelateria qui a Cariati? Facciamo una piccola pausa, un piccolo gelato, andiamo ad assaggiarlo. Dal 1966 che la gelateria Fortino produce e regala un ottimo sapore a un gelato ormai diventato un gelato di livello mondiale. Di questo ne parleremo con il proprietario, il signor Luigi Fortino. Signor Luigi Fortino, buongiorno, grazie per aver regalato al mondo di Cariati, insomma alla città di Cariati, questo premio importante, un premio internazionale. Parliamo di un premio aggiudicatosi a Rimini per il concorso internazionale del gelato. Ci vuole parlare lei di questo importante premio? Sì, io mi chiamo Luigi Fortino, sono di Cariati e ho fatto questo concorso nel 2009 e ho dato il nome di Cariati. Sono arrivato su 700 partecipanti, sono arrivato terzo. Terzo, che esperienza è stata e qual è stato il gusto che lo ha portato a essere vincitore a livello mondiale? Dall'affluenza dei clienti che ho avuto gli anni passati e quest'anno ancora, perché credono, partecipo al concorso di Rimini perché diciamo è un'esperienza bella. E ci ho creduto con i clienti della forzatura dei miei clienti, ho partecipato col gusto cariatese, sono arrivato terzo su 700 partecipanti. Dal 1966, questa è quale generazione per il momento dell'azienda Fortino? E questa è la quarta generazione che va da figlie, da padre a figlia, da padre a figlie, quindi è la quarta, dal 1966 che sto facendo questa esperienza.
Il gusto di questo gelato che è arrivato vincitore a Rimini, qual è stato? Qual era la specialità così importante, qual è stato, ecco, l'elemento importante che ha determinato la vincita come terzo classificato? È stato, diciamo, un gusto che ho fatto a fantasia, è uscito fuori questo gusto cariatese e ancora è venuto pure alla radio a caccia del segreto, ma ancora non sveli i segreti perché è un gusto molto buono. Si mantengono il segreto, noi aspettiamo di assaggiare magari questo gelato perché possiamo provare noi a indovinare magari qual è stato il gusto, ma che coreografie, diciamo, che realizzate, sempre così, realizzate sempre queste coreografie. La sera vengono dei turisti qua da tutte le parti e vengono ad assaggiare questo gusto cariatese e ci trovano veramente di buono. Tappa fondamentale, quindi a Cariati presso la gelateria Fortino. Per assaggiare questo gelato ormai dal gusto mondiale qui nel centro storico di Cariati. Centro storico di Cariati e dei beni architettonici e monumentali, questa mattina con noi il professor Franco Liguori, insigne storico della città di Cariati. Buongiorno professor Liguori. Professor Liguori, parliamo delle origini, ci può dare qualche informazione su quella che è Cariati? Senz'altro, intanto saluto i telespettatori di questa rete. Cariati, situata sulla fascia costiera ionica cosentina tra Sibere e Crotone, a metà strada tra Sibere e Crotone, è uno dei centri storici più interessanti della Calabria. Tanto è vero che nel 2002 è stata inserita tra i borghi antichi più belli d'Italia. Le origini storiche di questa cittadina sono remote, infatti il suo territorio è stato frequentato fin da epoca antica. Le testimonianze archeologiche più significative di Cariati risalgono al III-IV secolo avanti Cristo e mi riferisco principalmente alla cosiddetta tomba Brettia. A Cariati è stata scoperta nel 1979 una monumentale tomba a camera appartenuta ad un guerriero brettio che era stato sepolto in questo luogo insieme ad un ricco corredo di accompagno, cioè costituito da vasi greci dipinti a vernice nera. Questo prezioso corredo si trova oggi esposto al Museo della Sibaritide a Sibari. Ma a parte, diciamo, la documentazione archeologica antica del territorio di Cariati, dobbiamo dire che il borgo di Cariati, il centro storico di Cariati, ha origini più recenti. Il borgo antico di Cariati è un borgo medievale. Cariati è sorta in epoca bizantina e il suo centro storico si caratterizza per conservare ancora oggi integra la sua cinta muraria. Cariati è l'unico paese della Calabria che ancora conserva intatta la sua cinta muraria, una cinta muraria costruita nella seconda metà del 1400, quando l'Italia meridionale, il Regno di Napoli, era sotto il dominio degli aragonesi, e nel 1059 il paese fu assediato e conquistato da Roberto il Guiscardo, che ne fece una contea. Sulla contea di Cariati si succedettero come feudatari prima i Ruffo e nel 1500 gli Spinelli, un'altra potente famiglia del Regno di Napoli che portarono per secoli il titolo nobiliare di principe
principi di Cariati. Gli Spinelli fortificarono ulteriormente la nostra fortezza, costruendo un altro dei 9 bastioni di cui era dotata originariamente la cinta muraria di Cariati. Uno è andato distrutto nell'Ottocento, attualmente sono 8 i torrioni, i bastioni che caratterizzano la nostra cinta muraria. Un viaggio indietro negli anni, grazie all'intervista del professor Liguori, che sarà ancora qui con noi. Fermare ancora da Fortino per continuare ad assaggiare altro gelato, ma continua il nostro programma incontrando la realtà di Cariati attraverso le parole del sindaco. Del Palazzo Spinelli, e proprio siamo sul torrione degli Spinelli con il sindaco, l'avvocato Filippo Sero. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Una informazione, una panoramica generale su quella che è Cariati, lo sviluppo di questo territorio, le vostre prospettive e i vostri progetti in cantiere. Ma Cariati, come avete potuto già constatare, è un borgo medievale che si affaccia appunto sul mare Ionio, un borgo medievale circondato da queste mura che sono le mura aragonesi, che però sorgono, diciamo, sull'impianto delle mura bizantine, quindi molto più antiche, e quindi conservato perfettamente. E le possibilità di sviluppo sono ricollegate appunto a questa caratteristica di borgo medievale e al borgo poi marinaro. Abbiamo una bellissima spiaggia per circa 11 chilometri, tra l'altro che ha conseguito negli ultimi 2 anni, 2009-2010, quindi anche per l'anno in corso, l'importante riconoscimento della bandiera blu. Detto questo, è evidente che le possibilità di sviluppo sono ricollegate soprattutto al turismo. Al turismo. Come arrivano i vostri turisti? Cioè, quali sono i canali più vicini per accedere a un turismo più facilitato, per farli arrivare qui in maniera più semplice? Qua vengono le dolenti note, come si suol dire, perché abbiamo il problema delle infrastrutture, cioè noi non abbiamo infrastrutture di comunicazione. Abbiamo la 106 che non è degna, diciamo, del nome di strada, io questo lo dico con molta chiarezza, e poi abbiamo un aeroporto, quello di Crotone, che purtroppo non ha trovato ancora una propria collocazione. Abbiamo un aeroporto distante che è quello di Lamezia, abbiamo poi la ferrovia che è ormai abbandonata. Da questo punto di vista, chiaramente, i flussi turistici trovano estreme difficoltà a venire non solo a Cariati ma in questo territorio. Nonostante questo, dobbiamo dire che comunque riusciamo a conseguire ormai da decenni importanti presenze nel periodo estivo, che purtroppo turisticamente, diciamo, è un periodo breve. Abbiamo un clima che ci consentirebbe una stagione turistica da maggio a ottobre, ma sostanzialmente la nostra stagione turistica si limita a luglio e ad agosto. Noi naturalmente vorremmo che questa stagione
si potesse allargare. Allargare. Allora qui da Cariati il sindaco, l'avvocato Filippo Sero, lancia un piccolo appello, se così lo possiamo definire, quello di migliorare con una strada chiamata 106 per poter facilitare uno sviluppo migliore in queste, in questi paesi limitrofi che comunque costeggiano la 106. Debbo dire che c'è un altro settore della nostra economia importantissimo, che nonostante le difficoltà rimane un settore trainante, che è quello della marineria. Noi abbiamo un'antica marineria, una delle più antiche della costa ionica, non a caso abbiamo un porto che è un porto sia commerciale ma anche turistico, sul quale noi puntiamo. Sindaco, proviamo a fare due passi, vediamo delle vetrate, su che cosa affacciano queste vetrate, dove ci portano? Queste vetrate danno sull'interno, sul locale interno del Torrione degli Spinelli, che rappresenta forse un esempio unico, sicuramente rarissimo, di un ambiente militare difensivo. Quindi ci sono ancora diciamo le finestre dove venivano allocati i cannoncini di difesa, proprio per nella cornice della cinta muraria, sì, che puntano proprio sulla diciamo a ridosso della cinta muraria per evitare i facili assalti. Purtroppo devo dire che questo non è avvenuto sempre efficacemente, tant'è che Cariati è uno dei borghi fortificato appunto in antico che ha subito più attacchi turcheschi su tutta la costa. Dal palazzo degli Spinelli è tutto, io riscendo naturalmente a ricollegarmi con un discorso che abbiamo iniziato con il professor Franco Liguori. Stamattina su Cariati, grazie alle telecamere di San Merdè e la regia di Raffaele Minniti, abbiamo aperto un libro. Abbiamo aperto un libro, letto delle pagine importanti grazie alle dichiarazioni rilasciate dal professor Franco Liguori, dal sindaco. Abbiamo parlato un po' del cenno storico di questa, abbiamo fatto riferimento ad alcuni cenni storici di questa cittadina. Ma adesso mi ricollego a un discorso che abbiamo iniziato con il professor Liguori, parlandovi dei beni monumentali, parlandovi soprattutto dei beni archeologici ed artistici della città di Cariati. Bene, Cariati, oltre ad essere importante per i suoi illustri trascorsi storici, di cui dicevamo a grandi linee i momenti principali prima, Cariati si caratterizza anche per una serie di beni monumentali, artistici, archeologici che possono essere visitati dai turisti che scelgono di venire in questa località. Soffermandoci inizialmente sui beni archeologici, occorre evidenziare la presenza in Cariati di una tomba monumentale risalente al III secolo a.C., esattamente al 330. Questa tomba è stata scoperta casualmente nel 1979 ed è una tomba che è appartenuta ad un capo della comunità locale dei Bretti, perché Cariati, le colline di Cariati nel III secolo a.C. erano massicciamente frequentate dai Brezi. E nella tomba che è stata scoperta a Cariati nel 79 era seppellito il capo probabilmente della comunità locale. Perché questo? Perché si tratta di una tomba ricca di un corredo notevole, costituito da vasi, oggetti in ceramica, l'armatura dello stesso guerriero. Questo bellissimo corredo archeologico si trova oggi esposto nel Museo della Sibaritide. Passando agli altri beni artistici di Cariati, occorre evidenziare la presenza in questo paese di una storica chiesa risalente al XIV secolo, la chiesa degli Osservanti, che rientra nei più significativi beni artistici di Cariati, una chiesa in stile tardogotico.
la cui costruzione fu voluta da Bonaccorso Caponsacco, un signore fiorentino che risiedeva a Cariate nel XV secolo. Questa chiesa è molto visitata dai turisti e inserita nei beni artistici, diciamo, a carattere nazionale, e rappresenta, diciamo, la chiesa artisticamente più bella di Cariate. C'è poi la cattedrale invece è di costruzione più recente, in stile neoclassico, fu inaugurata nel 1857, la sua costruzione fu voluta dal vescovo Nicola Golia, però diciamo che questa costruzione ottocentesca andò ad insediarsi su una costruzione precedente. Grazie professor Liguori, un viaggio a 360 gradi che voi naturalmente da casa avete potuto vedere anche con le immagini che vi abbiamo mostrato. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità e incominciamo la nostra discesa verso il mare di Cariati a conoscere le realtà, il turismo nei villaggi e sulle spiagge. Solo storia e archeologia, ma anche divertimento e buona accoglienza per il nostro turismo. Alle mie spalle il rinomato resort La Corte dei Greci. Andiamo a visitarlo dall'interno. Dei Greci sono tanti anche i servizi, a partire dalle piscine al centro benessere che fra pochissimo vi faremo vedere con le nostre telecamere, ma prima di vedere tutto ciò, oggi la Corte dei Greci ospita dei ballerini d'eccezione, dei campioni nazionali di ballo, fra l'altro, e la scuola di danza Eurodance della maestra Sandra Galati, presente sul territorio mirtese. Oggi ospiti qui, ripeto, alla Corte dei Greci per dedicarci alla nostra puntata di Summer Day, un ballo per la categoria flamenco. Vogliamo andare? Andiamo a fare questo ballo? Andiamo insieme! Thank you.
A casa abbiamo potuto notare la bravura di questi ballerini, naturalmente una bravura che arriva da un'ottima guida che è quella della loro insegnante, la maestra di danza Sandra Galati, che questo pomeriggio è stata ospitata qui alla Corte dei Greci. Naturalmente, Sandra Galati, la prima domanda che dobbiamo fare e che sorge spontanea, ma quanto tempo ci vuole per la preparazione di questi ragazzi? Buonasera a tutti. Questi ragazzi studiano tantissimo, si allenano ore ed ore e fanno un sacco di sacrifici per arrivare a questi livelli, però i risultati si vedono in quanto sono campioni italiani 2009 di flamenco. Si vedono, la gente sta già apprezzando, ha fatto degli applausi che li possiamo risentire, magari anche gli applausi, qui alla Corte dei Greci. Non c'è niente di montato, amici da casa, quindi lo state vedendo, è tutto in diretta con il pubblico, è un pubblico diretto mentre loro stanno ballando. Ma maestra Galati, un'altra informazione: i campionati nazionali, cioè voi siete arrivati fino avete fatto diversi chilometri per raggiungere questo titolo, l'importanza e l'esperienza di questo grande titolo? È un'esperienza importantissima, perché comunque porta questi ragazzi a confrontarsi tra di loro con ragazzi della loro età, e dopo diverse prove, selezioni regionali, provinciali, sono arrivati ai campionati italiani conquistando il gradino più alto del podio e quindi rappresentando l'Italia anche ai campionati del mondo che ci saranno prossimamente in Russia. Ecco, questa è la nostra Calabria, lo stiamo facendo notare ormai da giorni, visto che con Summer Day stiamo girando le bellezze della Calabria, ma la Calabria non è solo territorio, bellezze e anche artisticità, e l'abbiamo dimostrato proprio con gli allievi della scuola di danza Eurodance presente a Mirto Crosia. Quindi ci rivedremo con i prossimi appuntamenti, magari quando un prossimo appuntamento, lasciamolo in onda, via. Speriamo ad ottobre di riprendere degli spettacoli in teatro e così di vederci in giro. Chissà dove, non si sa, però ci saranno dei progetti futuri. Per il momento in onda qui su Summer Day. Grazie a tutti per averci seguito. Vi lasciamo, posso chiederlo io un bis, un altro ballo, è possibile? Ok. Vi lasciamo con un altro ballo, flamenco. Ay, que no marido de nadie, y la que quiera un marido, ahí vaya la guerra y lo gane. Carga rotín, carga rotón de la vera, vera, vera de San Juan. Carga rotín, carga rotón de la vera, vera de San Juan. Dice que no me quería, que dice que no me quería, y haberme dejado mi casa ahí con mi papá todavía. Y al garrotín, y al garrotán que de la vera, vera, vera de San Juan. Y al garrotín, y al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan. Y al garrotín, y al garrotán de la vera, vera de San Juan. Y al garrotín, y al garrotán de la vera, vera, vera de San Juan. Ok, dopo l'esibizione del flamenco i nostri animatori hanno preparato qualcosa qui alla Corte dei Greci. Di che cosa si tratta? Allora, questo è un rito scaramantico che usiamo fare, ma soprattutto porto nei villaggi turistici, che porta bene, porta fortuna, fa vincere al lotto e al superenalotto. Quindi è una cosa un po' carina e divertente che usiamo fare. Allora, per noi basta che ci dà fortuna con Summer Day, che cresce sempre di più, facciamolo subito questo gioco e vediamolo, facciamo vedere anche a tutti coloro che ci seguono da casa. Benissimo, benissimo. Pronti a partire? Uè, non mi sento, dai! Di più! Tieni i capelli ricci! Ovviamente per chi ce li ha. L'occhio a brigante sulle facce! Indichiamo il sole che è lì a splendere! Abbiamo più di 40 gradi quest'oggi, caldo, caldo!
giga! La giga resta in bocca! La giga resta in bocca! La mano linda! Con urlo! Una struttura ambientata in todo in quello che è un contesto naturale. A parlarci bene di questa struttura, a darci ulteriori informazioni sulla Corte dei Greci e sui servizi che offre, è il direttore Pellegrino. Buon pomeriggio, direttore. Grazie, altrettanto. Grazie a voi per averci ospitato qui. Vogliamo dare delle informazioni più dettagliate su quelli che sono i servizi di questa struttura? La nostra è una struttura composta da due alberghi, come avete visto. Questo è l'Hotel Zeus e quello che vediamo di fronte è l'Hotel Giunone. È una struttura ricettiva nuova, finita di costruire l'anno scorso. Da quando era in cantiere però? Ma il primo albergo, il cosiddetto Giunone, è stato costruito 6-7 anni fa. Questo è stato finito l'anno scorso. Diciamo questo è il primo vero anno di partenza, stiamo cercando di fare tutto per farlo partire bene. È comunque uno start-up iniziale che devo dire niente male, con quasi 400-500 persone che già sono all'interno. No, è esagerato un po', sono oltre 400 ma non arriviamo a 500 per questa settimana, comunque la nostra capienza è quella. In tutti i modi il nostro obiettivo è quello di far sì che la gente venga qui, venga a rilassarsi, a star bene. Abbiamo delle professionalità nel vero senso della parola e sono sicuro che con queste professionalità possiamo riuscirci. Esiste anche un centro benessere all'interno della struttura? Esatto, dopo avrò il piacere di farvelo vedere. C'è un bellissimo centro benessere nel quale c'è anche una piscina coperta e tutti i vari servizi annessi, un percorso umido con bagno turco, idromassaggio, un po' di tutto. Certo, i turisti che arrivano qui come sfruttano questo l'arrivo di questa in questa struttura? Cioè arrivate, vi siete organizzati con dei tour operator oppure organizzate per conto vostro gli arrivi? Noi facciamo sia uno che l'altro, facciamo sia dei pacchetti nostri che con i tour operator, lavoriamo con diciamo tutti i più importanti tour operator d'Italia. Quindi diciamo questo vi avvantaggia anche per un turismo che arriva prettamente da tutta Italia e dal mondo intero. Esatto, dal mondo ancora non ci siamo, però da tutta Italia sicuramente sì. Un'altra informazione, un'altra domanda e poi chiudo. I servizi del centro estetico, del centro benessere, sono aperti anche agli esterni o sono dei servizi solo per gli interni? No, sono aperti anche agli esterni ed è questo il nostro obiettivo, cioè vogliamo dare un servizio anche a coloro che abitano tutto l'anno qui a Cariate, che possono soffrire senza dubbio dei pacchetti che mettiamo a loro disposizione in tutto l'anno, per tutto l'anno. E allora, amici da casa, io sicuramente in questi giorni verrò a fare un bel bagno in piscina. Direttore, è stato abbastanza gentile a darci tutte le informazioni necessarie. Noi vi lasciamo con un prossimo appuntamento dopo la pubblicità per andare a visitare il mare di Cariati. Non dimentichiamoci che ha ricevuto la bandiera blu. Thank you.
questa casa mi diga, ma sta se ballata, chiaro che ci fanno sotto la madrugata, sta lo sa, volà. Della Calabria, parto proprio con il loro motto ufficiale, quello dell'azienda Igreco, presente qui sul territorio e nella città di Cariati, un'azienda leader nel settore della produzione dell'olio e dei vini. Mi trovo proprio con il responsabile dell'azienda, il dottor Giancarlo Greco. Buon pomeriggio e grazie per averci invitato nella vostra azienda. Che cosa dire di questa azienda, da quando è nata, quali sono gli obiettivi che vuole ancora raggiungere? Parliamo un po' di questa crescita che ormai da anni porta la Calabria in giro in tutto il mondo. In ogni caso, prima cosa di tutto, vi voglio ringraziare per averci dato la possibilità di parlare del nostro territorio. Io, più che di aziende Igreco, mi compiaccio nel parlare del territorio, perché se uno parla solo come un unico prodotto, cioè olio vino, non si va da nessuna parte. Quello che è il nostro slogan è il senso della Calabria, ma è un senso di aggregazione, quindi ognuno con le proprie peculiarità, sia produzione di olio, di vino, ma anche chi fa gastronomia, quindi la ristorazione, chi fa albergazione, cioè ci deve essere un lavoro di sinergia, un lavoro sinergico attraverso il quale si può arrivare lì dove da solo non si può arrivare. Tiende Greco, noi siamo 7 fratelli, che già da 3 generazioni la nostra famiglia è nel settore olivicolo e vitivinicolo. Come olio già da diversi anni lavoriamo, esportiamo un po' dappertutto. Il nostro meglio, poi a volte ci si riesce, altre volte non ci riesce. Io quello che consiglio sempre a tutti coloro che producono prodotti di qualità o quantomeno ci provano è che solamente questa è la strada unica per uscire fuori e dare una mano all'economia, al tessuto sociale, perché se uno pensa a se stesso qui non si va da nessuna parte. Ed ecco gli incentivi che devono arrivare a questi giovani che devono cambiare il nostro futuro, perché nessuno verrà a cambiare la Calabria. Cariati, siamo noi che abbiamo il dovere e abbiamo la possibilità di cambiare, ma ci dobbiamo credere, noi dobbiamo fare qualità, dobbiamo stare sempre attenti però al prezzo e al mercato, perché il mercato fa sempre una selezione. Oggi con la globalizzazione abbiamo un consumatore sempre più attento, quindi sempre più preparato e sempre più cosciente di quello che gli succede intorno, quindi anche più esigente, magari molto più esigente, ma molto più attento anche al costo. Quindi non siamo più paragonati al vino del vicino di campo, ma siamo paragonati al vino del Veneto, del Piemonte ed altre. Bene, dalla reception dell'azienda Igreco vi lasciamo con queste immagini.
Summer Day, ancora una giornata indimenticabile qui a Cariati, in provincia di Cosenza. Adesso è arrivato il momento di andare a conoscere quello che è il mare. Ecco, loro passano, salutano. Ciao ragazzi, siamo già in spiaggia. Siamo già in spiaggia. Vieni che ti intervisto, scusami, mi sei scappato così. Dai, vieni che è il bello della diretta. Come ti chiami? Gennaro. Gennaro, il nostro programma invece si chiama Summer Day e stiamo andando a salutare tutti coloro che stanno facendo un bagno. Andiamo insieme? Andiamo, però solo dopo aver detto la nostra parola d'ordine che è Summer Day. Al mio tre tutti insieme lo diremo, va bene? 1, 2, 3. Andiamo. Qui a Cariati abbiamo conosciuto anche i boys di Summer Day e le girls di Summer Day che mi sto portando dietro. Andiamo sulla spiaggia, seguitemi. Vediamo già un cappello rosso. Questo cappello rosso secondo me va proprio fermato. Questo cappello rosso va subito fermato. Salve, buon pomeriggio da Summer Day. Com'è questa giornata qui a Cariati? Mi dica un attimo, è calda, è fresca? Che giornata è? Beh, con non è tanta calda, né tanto fresca. Né tanto caldo né tanto fresco. Lei arriva da? Da Cariati. Ah, lei è di Cariati. Ah, lei, ecco qua, l'esempio di un calabrese che rispetta la propria spiaggia. Giusto? No, giusto, esatto, no? Noi siamo in giro, stiamo cercando di far conoscere il nostro programma che si chiama Summer Day. Sta girando tutta la Calabria proprio per parlare delle bellezze di questo territorio e non solo di aspetti negativi che vengono amplificati dagli altri che a noi ormai non interessano. Noi dobbiamo parlare solo del lato positivo. Ma no, noi dobbiamo parlare solo di cose belle. Lei, a proposito di bellezza, che cosa mi dice invece della Calabria e di Cariati? Parliamo di Cariati, una cosa bella che avete qui a Cariati. Calabria è una meraviglia, Cariati è una meraviglia, però gli amministratori... No, vabbè, non tocchiamo dei dati. La gente la gente è una meraviglia, le persone che non tocchiamo, politiche e tante cose che a noi onestamente non ci riguardano, a noi ci interessano solo le belle persone che sono qui a Cariati. Ma qui vedo un cappello, aspetta, le belle signore, le belle donne, ecco, mi fermo questa signora qui, così poi no, poi si rivedrà, no? Signora, in questa puntata, lei da dove arriva? Io sono di Cariati. Anche lei di Cariati. Signora, mi faccia un complimento veloce su quella che è Cariati. Cariati è una bella cittadina accogliente, almeno su questo non c'è niente da dire, solo che potrebbero migliorare parecchie cose. Certo, ma con la buona volontà sono sicuro che si può migliorare. Avete la bandiera blu su questo mare, giusto? Sì. La bandiera blu, quindi un mare pulito, è un mare che ci possono invidiare. Pulito. Speriamo che lo sia. Speriamo che lo continui ad essere, magari, no? Perché... Sì, speriamo. Grazie signora. Andiamo avanti. Quella canzone Napoli sotto sole, Napoli chiama cor, come sono tutti quei titoli importanti di tante canzoni napoletane, ma questo pomeriggio non abbiamo le canzoni napoletane, ma abbiamo lo splendore delle persone direttamente che arrivano da Napoli. Abbiamo il piacere qui di conoscere... Come ti chiami? Imma. Imma. Imma, tu arrivi da Napoli, vero? Veramente da Caserta. Da Caserta. Imma, mi rilasci un'intervista su questa città, su Cariati? Come ti è sembrata? Sei la prima volta che arrivi qui? È il primo anno che arrivi qui? No, sono 6 anni. Sono 6 anni, quindi per esserci questo continuo vuol dire che ti piace Cariati? Sì. Ci sono attrezzature, servizi attrattive, scusami, che hai ritenuto valide in questo territorio? Cioè, non ho capito. Ci sono, ti piacciono i servizi che offre la città? Il bello della diretta, Imma, giusto? Grazie della tua intervista. Beh, e continuiamo che qui abbiamo... Ah, guarda chi c'è, la Avellina! Vieni! Mi è sfuggita la Avellina, sai, i VIP sono tutti così, cioè... Ma no, quale... Venga qui vicino, mi abbracci un attimo, ecco, così sono più orgoglioso. Signori, cioè, non me ne vogliono gli amici di Canale 5, ma qui abbiamo... L'abbiamo in esclusiva sulla nostra rete. Allora, ricordiamo a tutti, come vi chiamate, diciamolo. Mi chiamo Rita Martina. Rita Martina. Martina. Martina
Rita, sono da Cariati Marine. Allora, voi vi chiamate Rita Martina Martina Rita, come funziona? Andate avanti e indietro col nome e cognome, fatemi capire. Martino Rita. Martino Rita. Cariati Marine sul lungomare. Ah, nata a Cariati Marine, hai quei che mo tocca. Sono proprio innamorata, la mamma ha fatto innamorare a me. Sei andata innamorata. E come andata? La mamma ha fatto innamorare, mamma ha fatto innamorare, ma può portare la casa. Benissimo, simpaticissima. Riusciamo a girare un applauso alla signora Martina? Grazie a lei. Peppe, aspetta. No, aspetta. Se no poi pensano che il bacio non me l'ha dato veramente. Mi deve dare il bacio in diretta. Stava scappando. Il bacio. Ah. Mamma mia, sono contentissimo. Qui invece sempre ci fermiamo con le nostre amiche che arrivano da... Sempre da Caserta. Sempre da Caserta. Infatti siamo vicini, ecco, proprio. E da questa parte? Napoli. Napoli, Napoli. Allora, un apprezzamento da chi arriva da Napoli. Perché noi lo pretendiamo? Perché Napoli è passione, Napoli è cuore, Napoli è amore. Spero che abbia potuto anche amare la nostra Calabria. Lei da quanto tempo arriva qui? Noi siamo una sola famiglia, quindi come diceva Imma, da 6-7 anni. Siamo qua. Quindi siete contenti di frequentare le nostre spiagge? Sì, del posto, della spiaggia, però lei non ha risposto. Ci mancano molte cose qua, proprio per loro che sono giovani. Non importa, ne citi qualcuna, perché noi accettiamo anche i consigli. Non elenchi qualcosa, un attimo. Qualcosa? I divertimenti, attrazioni per loro, per i ragazzi. Lei cosa intende per attrazioni? Proprio balli sulle spiagge. Un po' di animazione in più sulle spiagge di Cariati? Ecco, sulla spiaggia di Cariati, allora lanciamo questo messaggio a tutte le agenzie di animation per quanto riguarda balli di gruppo latinoamericani, giochi sulla spiaggia. Abbiamo bisogno di voi, quindi chi è in ascolto e ci può regalare questa gentile offerta, l'accettiamo qui a Cariati, sulle spiagge di Cariati. Accoglieremo tutte le agenzie che proporranno animatori, siamo pronti ad accoglierli, quindi parlate con chi di competenza e possono intervenire e venire, possono sicuramente trovare lavoro qui a Cariati. Grazie dalla famiglia Caturano. Caturano, è tutto, ritorniamo alle immagini. Direttamente dalla spiaggia qui di Cariati, mi fermo un attimo a conoscere, anche a parlare con qualcuno che fa imprenditoria in questo paese, e mi fermo proprio qui dal signor Cristoforo. Cristoforo, signor Cristoforo, vedo che lei qui ci ha attrezzato, cos'è, un chioschetto, cos'è? Un lido balneare attrezzato. Un lido balneare attrezzato per tutti i turisti? Sì, sì, avendo anche la struttura turistica qua di fronte, l'hotel Gattopardo, cioè... Avete servizi migliori ai clienti che arrivano. I servizi, lei ha parlato di servizi, io prima ho affrontato questo discorso che manca un po' di animazione sulla spiaggia, è vero? Ma alla fine i ragazzi si divertono anche tranquillamente qua giocando tra di loro. Con qualche seratina a tema che organizzate voi. E invece voi con la vostra struttura, che lei mi diceva Hotel Gattopardo, presente qui a Cariati, come il turismo quest'anno è in crescita, in diminuzione? Mi dia un accenno su questo. Diciamo che confermiamo le persone, le presenze dell'anno scorso grazie alla bandiera blu che è stata riconfermata per 2 anni consecutivi, poi potrebbe andare meglio. Però... è un premio importante, cioè, insomma, per il mare che ne usufruite tutti voi. I clienti quando chiamano gli diciamo che siamo bandiera blu, diciamo confermano subito perché sono sicuri di quello che trovano. Certo, e allora signor Cristoforo, io le chiedo un'altra cosa, il servizio che voi offrite ai clienti è un servizio stagionale o anche invernale? Diciamo che... come hotel naturalmente. Sì, come hotel stagionale, vorremmo allargare la stagione, però l'inverno siamo aperti, però... Speriamo che si allarghi la stagione estiva. Ma sicuramente, qui da
Cariati Marina, quindi vi lanciamo con questo appello. Uno, abbiamo bisogno di un po' di animazione in più sulle spiagge, quindi agenzie di animazione, portate subito le vostre proposte che sicuramente saranno accettate. E poi, se il tempo ce lo consentirà, perché purtroppo dobbiamo anche abbinarci, dobbiamo anche aspettarci con, in base alle condizioni climatiche, che l'anno prossimo questa stagione possa partire già da maggio, perché no? Perché le strutture ci sono, vanno solo riempite. Quindi da Summer Day è tutto, vi lasciamo con le ancora altre immagini e subito dopo i saluti finali da chi, adesso ancora non ve l'ho detto, chi vi ha organizzato questo servizio, chi ci ha invitato ufficialmente in questa puntata. Lo conosceremo fra pochissimo insieme alla Capitaneria di Porto. Prima di chiudere la nostra puntata ci troviamo qui sul porticciolo di Cariati che ci collega alla terra ferma con una passerella, ma mi trovo in compagnia del dottor Milillo, presidente della Proloco della città di Cariati. Quindi prima di chiudere un'altra informazione su quelli che sono i prospetti futuri di questa Cariati. Sappiamo benissimo quanto Cariati, quanto sia importante sulla fascia ionica e quanta storia e quanta identità Cariati abbia, tutta da valorizzare ancora, anche se siamo sulla buona strada. La buona strada è quella che si sta realizzando, quella di un'accoglienza turistica particolare, quella oltremodo importante e sicuramente un fiore all'occhiello, quello di essere bandiera blu, ma anche bandiera verde quest'anno, quindi credo che sia veramente il top per la fascia ionica, è veramente un passaggio importante per Cariati. Con il presidente della Lega Navale. Buonasera presidente, noi oggi una puntata dedicata alla città di Cariati e non potevamo ritagliare una parte anche per la Lega Navale. Quali sono i vostri rapporti con il territorio e con la Proloco? Allora, i nostri rapporti con il territorio sono ottimi perché noi al momento non siamo una grossa sezione, ma contiamo ben 90 soci che sono estrazione sociale di tutte le categorie, anche soprattutto professionali. Con la Proloco diciamo che da quest'anno abbiamo iniziato una proficua attività di collaborazione, di scambio di informazioni e ci stiamo attivando affinché le risorse che sono messe a disposizione dal territorio e delle amministrazioni che fanno i loro interventi sul territorio possano essere sfruttate in senso ricettizio e, come diceva il presidente della Proloco, adesso sono sfruttate proprio in una percentuale minima. Noi ci stiamo adoperando e stiamo mettendo in campo dei progetti affinché l'utilizzo delle risorse possa essere il più alto possibile e quindi possa far crescere la domanda per questo territorio. Summer Day, una puntata oggi eccezionale qui a Cariati. Abbiamo visto il centro storico, abbiamo parlato di quelli che sono stati i beni monumentali, artistici, ma soprattutto abbiamo conosciuto delle realtà del territorio. Avremmo voluto conoscerne altre, chissà quante altre, ma purtroppo non c'è tempo in un'unica puntata di raccontarvi tutta la realtà di Cariati, questa splendida realtà cariatese. Chi ha organizzato questa puntata qui è stata una persona che crede molto nella Calabria, crede molto in questa terra e si combatte ogni giorno per ottenere dei grandi risultati. Vi parlo dell'assessore provinciale Leonardo Trento, che oggi ci ha accompagnato in questa giornata e che adesso naturalmente la domanda devo porgergliela subito a lui. Assessore, cos'è, cosa sente quando si parla di Cariati in questi momenti? Intanto grazie a Summer Day di questa bella visita e di questa bella giornata che abbiamo passato insieme. È stata un'occasione ancora una volta per far scoprire, se mai ce ne dovesse essere ancora bisogno, un'altra Calabria, quella positiva che state facendo conoscere a tanti nostri concittadini in questa terra, ma soprattutto a tanti potenziali ospiti che vivono lontano dalla Calabria, lontano da queste belle realtà. E queste trasmissioni servono proprio a queste. Siamo oggi in questa struttura portuale che è stata di recente inaugurata circa un anno fa, nel giugno del 2009, che ospita
400 imbarcazioni e che è uno dei tanti fiori agli occhielli di questa regione, che purtroppo spesso non è conosciuto e purtroppo spesso non appare per quello che dovrebbe apparire. Siamo a Cariati, bandiera blu, una delle quattro bandiere blu della Calabria, riconfermata anche quest'anno, in un posto che ha centri storici tra i più belli di questa regione e di tutta Italia. Avete avuto modo di conoscerlo in maniera approfondita oggi. Di conoscerlo è vero, perché tante cose nemmeno noi le conoscevamo. Sicuramente è una di tutte quelle che sono le realtà positive di questa nostra regione, Cariati come tante altre, e sono queste realtà che devono poi far passare l'immagine diversa, quella che poco si conosce nel resto del paese, nel resto dell'Europa, di questa nostra Calabria che è bellissima e che ha tanta necessità di essere promozionata e di essere conosciuta, soprattutto all'estero. E concludiamo quindi con le splendide parole dell'assessore Leonardo Trento. Noi ci rivedremo in un prossimo appuntamento ancora con Summer Day. Grazie a tutti, io penso che possiamo mettere in moto e partire, fare un viaggio nel mare blu di Cariati. Arrivederci e grazie a tutti quanti voi.